La boccata di ossigeno importante arriva per Carlo Mazzone e per la Roma dopo due batoste in fila, quella col Piacenza e quella col Brandy. Gliela regala anzitutto Daniel Fonseca dopo un'ora di calcio triste e noioso. Un Fonseca più che dignitoso rispetto soprattutto al suo amico Balbo. Scialbo è forse poco interessato ai problemi del calcio, oggi perlomeno, ma tant'è. La Roma, senza Di Biagio e senza Giannini, con Tern, ordinato ma certamente carente di fantasia in mezzo al campo, fatica in maniera imbarazzante di fronte ad un Bari che, senza Protti davanti, con poche idee, oltretutto confuse, non può far paura in Serie A quasi a nessuno. Un lontano ricordo, questa squadra, di quella che poche domeniche fa aveva battuto il Milan. Meno male per la Roma che c'è Totti. È un ragazzo che cresce sempre meglio, sempre più attento e sul quale c'è davvero da scommettere tanto. Ma non basta. È un primo tempo noioso, malgrado il bambino prodigio ci provi comunque e in tutti i modi. Malgrado Fonseca si sente in dovere di chiedere, dopo mezz'ora, giustizia da verificare in area di rigore. Ma la Roma fatica troppo e conclude pochissimo. È sicuramente meglio la squadra del secondo tempo, che parte mandando statuto a spaventare Fontana, che insiste con Totti senza esito, che propone però un Moriero senza sprint e senza cattiveria, che offre ad Aldair un pallone degno di sorte assai migliore di quella conclusa e che passa dopo 23 minuti finalmente. Sorvoliamo per non infierire su cosa combina la difesa del Bari, si può invece applaudire la velocità e la cattiveria liberatoria importante di Daniel Fonseca, vittima anche lui quest'anno di una stagione difficile. Il bello comunque arriva più tardi, arriva con una verticale finalmente fra Balbo e Totti che se la gioca da campione vero e si merita la sua grande festa collettiva. Cervone intanto si spaventa per la prima volta solo a un quarto d'ora dalla fine e deve poi rassegnarsi a partita ormai conclusa quando Pedone decide che tutti hanno il diritto, almeno una volta, di sentirsi Pelé. E visto l'incomprensibile, infantile silenzio stampa della Roma, c'è spazio per una dedica che fa tenerezza. È stato un bel gol, però inutile, anche se la voglio dedicare a mia moglie che oggi ha avuto il primo figlio, dunque è stata una gioia grande quando dopo la partita è venuto Gerson nell'esploratorio a dirmi che era nato, dunque sono doppiamente felice. Ha meritato la squadra che ha cercato la vittoria con più caparbietà e con più gioco, anche se devo dire che noi abbiamo cercato di mettere in campo le nostre armi, sicuramente oggi erano quelle della difesa, ad oltranza, di poter ripartire, ci è mancata questa seconda possibilità.